il lavoro dei raccoglitori di coralli, diciamo, è rimasto sempre quello, cioè nel senso si va sott'acqua, si cerca il corallo e poi si pesca, questo non è cambiato niente. Quello che è cambiato sono le regole, le leggi, le interdizioni, quelle cose lì, che una volta era molto più facile andare a pescare il corallo quanto uno metteva in moto una barca da diporto, da pesca, e andava, e dove andava poteva immergersi, cercare il corallo e poi pescarlo. E noi di questo mestiere dobbiamo vivere, questo mestiere manteniamo la famiglia, tutto quanto, e quindi, cioè, il nostro interesse è che ci sia la risorsa che continui, quindi non è che distruggiamo questo corallo, lo distruggiamo. Sarebbe interessante ritornare dopo qualche anno e vedere se c'è, su questi scogli c'è una ripresa, cosa che sta succedendo qui in Sardegna, dove abbiamo lavorato 10-15 anni fa, dove abbiamo pescato tutto quanto, adesso il corallo sta ricrescendo. Il corallo che pesco finisce un po' in tutto il mondo, diciamo, perché diciamo, il percorso quello più, diciamo, più conosciuto è quello di Torre del Greco. Poi di lì parte, va in Cina, va in Giappone, va in giro per il mondo. I dati a nostra disposizione ci confermano che la pesca del corallo è sostenibile. Questi risultati, questi dati scientifici provengono da una stretta collaborazione tra l'università, quindi dal comparto ricercatori e gli operatori del settore, senza i quali sarebbe impossibile creare un piano di gestione su misura per una gestione sostenibile della risorsa che in Sardegna vantiamo da diversi anni. È in atto lo sviluppo di un piano di gestione a livello di Mediterraneo per il quale la Sardegna è molto onorata di portare il suo esempio virtuoso come stampo sul quale creare un piano di gestione unificato per tutto il Mediterraneo. Da sempre Torre ha fondato il suo lavoro, la sua attività produttiva sul corallo. Siamo l'unica scuola al mondo che fa questo. Quindi la proiezione è estremamente positiva. I ragazzi possono e vengono collocati spesso in aziende di carattere internazionale. E buona parte delle famiglie dei ragazzi hanno nel loro DNA il corallo, il cammeo. Guardando una collana di corallo o guardando un gioiello in corallo, all'occhio sia del consumatore finale che dell'addetto al settore si riconosce la manifattura di Torre del Greco, quindi per la nostra regione un vanto del vero Made in Italy. Il nostro lavoro come Assocoral ormai è da anni che è vicino alle istituzioni, soprattutto ambientali. Basta ricordare che nel lontano 2009 l'Assocoral si recò al Ministero per chiedere tramite la FAO al GFCM di interessarsi di regolamentare la pesca in tutto il Mediterraneo. La sostenibilità oggi non può essere, non è un fattore in più, ma è alla base, è il primo elemento, ma non solo nella lavorazione del corallo, ma in qualsiasi tipologia di lavoro. E in fabbrica da bambino io già incominciavo a fare i primi passi del lavoro a 4 anni, quindi mo ne tengo 84. Noi lavoriamo la pietra per la grande gioielleria, poi sono loro che hanno il mercato generale, ma fino adesso si campa bene, si mangia, perché se noi non riusciamo ad avere la materia prima ci fermiamo, perché altre pietre non possiamo lavorarle. Noi sappiamo lavorare solamente il corallo.